Ben arrivati, eccomi qui, sempre in pausa forzata, a parlarvi di un altro libro, altro autore italiano, altro personaggio. Il libro in questione si intitola Fa troppo freddo per morire. Il suo autore è Christian Frascella. Innanzitutto qualche notizia sull'autore. Christian Frascella nasce a Torino nel 1973. Fa diversi lavori, fa anche l'operaio e poi si dedica alla narrativa. Innanzitutto narrativa per ragazzi, con quattro libri, che gli fanno anche vincere alcuni premi letterari. Poi arriva nel 2018 a scrivere un poliziesco noir per adulti e qui ci presenta il personaggio che si presume destinato a diventare un personaggio di una serie di romanzi, visto che nel 2018 è uscito Fa troppo freddo per morire e l'anno successivo, ossia quest'anno, è uscito Il delitto o l'omicidio alle gambe corte. Beh, adesso questo non ha importanza. Comunque, Fa troppo freddo per morire di Christian Frascella, casa editrice Einaudi, sono 328 pagine a un prezzo di copertina di 18,50 euro. Lo trovate in versione elettronica a 9,99 euro. La storia. La storia si svolge nel quartiere Barriera di Milano, che è un quartiere periferico della città di Torino. Un quartiere multietnico dove la popolazione iniziale, fatta di operai, vuoi per le varie chiusure delle aziende, vuoi per svariati altri motivi, si è via via allontanata ed è stata sostituita da una popolazione multietnica. Tra questi c'è il gruppo dei Magrebini. È proprio Mohamed, proprietario di una lavanderia, che ospita l'ufficio, se così possiamo definirlo, del nostro personaggio, ossia Contrera. Di Contrera non sapremo per tutto il libro il nome di battesimo. Contrera lo chiamano tutti per cognome, Contrera, anche i familiari, tutti lo chiamano Contrera. Chi è? Contrera è un ex poliziotto, per anni ha fatto proprio la pattuglia nel quartiere Barriera e poi si è trovato invischiato in una storia di droga. Affari poco puliti, mazzette, insomma, è stato cacciato dalla polizia. Grazie all'intervento di un suo amico carabiniere, ha comunque ottenuto la licenza per esercitare la professione di detective privato e il suo ufficio, se così possiamo appunto definirlo, si trova proprio nella lavanderia, di Mohamed. Lì in un angolo lui ha il suo frigo perennemente carico di bottiglie di Corona, perché lui beve birra Corona, una sedia, la Gazzetta dello Sport e poco altro. Ebbene, è proprio Mohamed che si rivolgerà a Contrera per chiedergli aiuto, per meglio dire. Suo nipote Driss ha un problema. È finito in un giro di strozzinaggio. Il motivo ha iniziato a darsi al gioco. C'è un gruppo di albanesi che ha promesso di fargli la pelle se non restituirà i 7.000 euro che gli sono stati prestati. Ecco che Contrera verrà quindi assunto dalla comunità dei magrebini per cercare di aiutare Driss. Purtroppo però gli eventi precipiteranno. Driss verrà coinvolto suo malgrado nell'uccisione proprio di uno di questi capi della gang degli albanesi e a sua volta rimarrà ucciso. Vivremo le avventure di Contrera che si sposterà in questo quartiere periferico, dove oltre a scontrarsi varie etnie si scontrano soprattutto bande rivali, da una parte gli albanesi, dall'altra
dagli altri magrebini. Poi ci saranno i soliti calabresi che arrivano e usano questi extracomunitari come bassa manovalanza. Eppure Contrera non molla, non molla perché la morte di Driss, che tutti vogliono facilmente far passare come suicidio, causato dal pentimento per aver ucciso l'albanese al quale doveva i soldi. Per Contrera non è un suicidio, per lui è un omicidio. Ed ecco che allora dovrà andare ad investigare. Investigare dove? Beh, nel mondo dei nightclub, dei giri di prostituzione illecita, consumata, di nascosto nei privé, di questi locali. Poi entrerà nel mondo delle scommesse, più o meno lecite, clandestine o no, e si troverà ad avere a che fare con anche ex colleghi che gliel'hanno giurata perché lui ha disonorato, la divisa che indossava. I poliziotti non sono dalla parte di Contrera. Lui ha insozzato la divisa. Lui è un venduto, uno che spacciava droga, uno che si faceva corrompere. Eppure Contrera rimane un personaggio incredibile. È un antieroe per eccellenza. Ha lasciato il mondo della legalità di sua scelta, mandando in crisi anche il matrimonio. Lui infatti ha una moglie, Anna, che proprio non lo sopporta più, anzi moglie, ex moglie, sono divorziati, una figlia, Valentina, con la quale non riesce nemmeno ad intessere un dialogo. Vive accampato a casa della sorella Paola, amato e adorato dai figli di questa, i due nipotini che gli riempiono il cuore di amore. E mal sopportato, se non addirittura detestato, dal cognato. Cognato che rispecchia proprio il classico esempio del borghesuccio, tutto apparenza e poca sostanza, perché io credo fermamente, che ne scopriremo delle belle anche su questo, cognato molto ligio a mantenere, la facciata di perbenismo. Ma magari salterà fuori nei prossimi episodi. Contrera, dicevo, è un antieroe. Un antieroe perché appunto ha lasciato quello che era il suo ruolo ufficiale di tutore della legge, passando in un certo qual modo dalla parte di quelli sbagliati, dalla parte dei cattivi, ma l'ha fatto perché. Forse perché gli andava stretto il ruolo di stare inquadrato in una divisa. Certo che lui i suoi errori li ha pagati tutti, fino all'ultimo. Ha perso un lavoro, ha perso la famiglia, ha perso la casa, ha perso tutto. Gli è rimasto soltanto un grande fiuto investigativo. E sì, questa forse è l'occasione di riscatto. Basta seguire mariti fedifraghi, mogli che vanno a sfogare le loro fregole in qualche sordido motel. Qui c'è da stanare fuori un assassino, o forse più di uno, e c'è da scoperchiare il verminaio che si cela dietro il gioco d'azzardo, i nightclub, e tutto questo mondo notturno fatto di illeciti, di persone che hanno una doppia faccia, quella ufficiale che esibiscono durante il giorno e quella nascosta, quella che fa emergere il loro lato oscuro, che viene proprio fuori quando calano le prime ombre della sera. Bella la scrittura, anche perché molto, molto venata di umorismo, non un umorismo che fa spanciare dalle risate, ovvio, è un umorismo legato a tutta la vicenda. È una risata, si può anche definire amara in certi momenti, e in altri veramente una risata appunto e basta, perché Contrera, malgrado tutte le sue disavventure, comunque non perde mai il senso della battuta, ed è una cosa questa che lo fa amare.
È un antieroe, sì, non si può, o meglio, non si dovrebbe tifare per un personaggio come Contrera, eppure alla fine ci si affeziona a tal punto che si esulta quando alla fine riesce a risolvere un pasticcio che più va avanti e più sembra incasinarsi, perché si aggiungono sempre colpi di scena, personaggi inaspettati, vicende che risalgono anche al passato. E sarà solo Contrera, uno che è comunque del mestiere, anche se non è più poliziotto, ma che del poliziotto ha le capacità di analisi, di deduzione e di investigazione, a mettere la parola fine a quello che all'inizio sembra un gran minestrone. Ve lo consiglio anche perché ho iniziato a leggere già il secondo romanzo, per ora ce ne sono solo due di questo autore in vendita. Il delitto alle gambe corte è la nuova indagine di Contrera. Ma comunque il primo si intitola Fa troppo freddo per morire, la prima indagine di Contrera di Christian Frascella, casa editrice Einaudi, sono 328 pagine con un prezzo di copertina di 18,50 euro, reperibile a 9,99 euro in formato elettronico. Con questo è tutto. Sì. Oggi diciamo che abbiamo cambiato un'altra volta colore di rossetto. Anche se fa un freddo, se fa un freddo magari, anche se fa un freddo allucinante. Io il Total Black non lo mollo. Mi dispiace, ma mi piace troppo. Con questo è davvero tutto. Ci risentiamo alla prossima, come ovviamente è già preannunciato, con la recensione del secondo romanzo di Frascella. A presto.